È in corso a Elini l'assemblea comunale aperta alla popolazione dopo l'aggressione al capitano dei carabinieri Giuseppe De Lisa. Questa mattina le istituzioni hanno manifestato solidarietà alla caserma di Nuoro. Francesco Riccardi. 3 giorni fa le scuse pubbliche a nome di tutta la popolazione. Vitale Pili, sindaco di Elini, si dichiarava esterrefatto, incredulo, rammaricato e indignato dopo l'aggressione in strada al capitano dei carabinieri Giuseppe De Lisa e annunciava una convocazione immediata del consiglio comunale con l'invito ai cittadini ad essere presenti per prendere le distanze dall'episodio. Oggi alle 18:30 l'assemblea si è aperta nella sala polifunzionale del paese. Questa mattina Pili era con il primo cittadino di Lanusei per portare solidarietà alla locale caserma dei carabinieri, assieme al prefetto di Nuoro e ai vertici provinciali delle forze dell'ordine. Fatti come quello avvenuto lo scorso 16 giugno, sottolinea il prefetto, vanno condannati e contrastati con fermezza. Sono assolutamente meschini e assolutamente vili e non rappresentano certamente quello che è il pensiero, la vicinanza delle comunità alle istituzioni. Dal prefetto anche un elogio per il militare aggredito. Con la sua pronta reazione non solo ha messo in fuga gli aggressori, ma dopo essersi fatto medicare e nonostante avesse ricevuto per riposo medico 10 giorni, si è rimesso immediatamente a coordinare le indagini e in tempi rapidissimi ha consegnato agli organi inquirenti i due aggressori. Dopo che De Lisa, fuori servizio, aveva invitato a spostare delle auto parcheggiate male in curva, in due avevano tentato di investirlo mentre viaggiava in scooter per poi attaccarlo a calci e pugni. In arresto un 39enne e un 22enne per violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento.